Buonasera a tutti, buonasera Giulia. Mi chiamo Maurizio Ingegnoso, sono un imprenditore. Stasera mi esibisco in qualità di cantante. Ho scritto una canzone tutta mia, l'ho coreografata io. E stasera ve la voglio far ascoltare. Spero che vi piaccia. A me ha regalato una grandissima emozione. Anche la canzone è tua? Sì. Tutto? La canzone, sì. Quindi la canzone si intitola Figaro. Figaro? Figaro, sì. Mi stavo preoccupando, l'importante è... No, volevo sapere una cosa. Quindi lei ha il talento del canto e del ballo, coreografia e scrittura di canzone e canto. Scrittura, sì. Quattro talenti. Stica. Coreografo, sì. Ballerino, scrittore. Cantante... E imprenditore in che settore? No, imprenditore non c'entra. Io è autore. Quattro talenti in un uomo solo. Sì, ma nella vita io faccio l'imprenditore. Certo. Ho sempre avuto la passione del canto. Bene. E finalmente voglio incoronare insieme a voi un sogno che da piccolo volevo fare il parrucchiere. Speriamo che non sia infranto questo sogno. No, lo so, faccio del mio meglio. Poi ci siete voi a giudicare. Vabbè, cerco di regalare un sorriso a tutti. Poi, non lo so, sono qua. Noi siamo qua anche per quello. Prego. Grazie. Figaro. Non sono bello, ma affascinante. Lo dico a tutte le donne belle. Ogni cliente mio che viene va. Vorrei bene non entrare più. Chi chiama a destra, chi da sinistra, gira la testa, non so dove iniziare. Ogni cliente mia che viene va, dal Figaro sicuro tornerà. Figaro, 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 Figaro fa, innamora, innamora. Figaro, 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 Figaro fa. Il cuore palpita, il cuore palpita. Nel mio salone solo per donne. Mi sento un Figaro tra nere e bionde. Figaro, 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 Figaro fa. Innamora, innamora. Sì. Innamora, innamora. Figaro, 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 Figaro fa. Il cuore palpita, il cuore palpita. Figaro, 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 Figaro fa. Innamora, innamora. Rudy ha tolto il tempo. Figaro, 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 Figaro fa. Innamora. Innamorato, Figaro, 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 Figaro fa. Ma prego, fa malpita. Ma la vuoi smettere? Perché la canzone in sé, se non l'avessi cantata tu, se non l'avessi scritta tu e se non l'avessi ballata tu, sarebbe niente male. Io volevo fare il parrucchiere da piccolo. Non mi è stato possibile per vari motivi. Sono rimasto un po' deluso. Però a 50 anni mi sono detto, voglio incoronare il sogno di scrivere questa canzone, Figaro. Mi sento un Figaro tra nere e bionde. Ecco perché ho scelto una mora e una bionda. Quindi stasera, io in mezzo a voi, ho incoronato il mio sogno. Sono a posto, giuro, sono a posto. L'importante appunto è che tu sia a posto, perché qualsiasi cosa arrivi da qua. Sono a posto, signora De Filippi, sono a posto. Maria, è a posto? Meno male, e allora neanche votiamo, perché... è a posto. Anche se faccio l'imprenditore, la passione è passione. Che imprenditore sei? Sono un immobiliarista. Ah, ecco, ho capito. Sì, vendo, compro case, allora, ragazzi, strutture. Siamo, non abbiamo neanche il dispiacere di dirti di no, insomma, perché stai bene così. Anche se oggi faccio l'imprenditore o faccio chissà che cosa... Scusa, ma quando l'hai scritta questa canzone? 3 mesi fa. Ah, è una cosa recentissima. Sì, 3 mesi fa. Non farlo più. Sembrava più meditata. Io pensavo, siccome lui ha detto il mio sogno da bambino era quello di fare il parrucchiere, pensavo che fosse... dal testo avessi colto una riflessione.
Consiglio, io penso che ognuno è libero di sognare, no? Innamorato. Certo. Però tu devi tenerti stretto il tuo lavoro, secondo me. Sì. Quando dici che vuoi fare il parrucchiere, è una cosa. Fare il cantante ballerino è un'altra ancora, no? Allora, se sogni a fare il parrucchiere e la canzone è proprio perché sognavi di fare il parrucchiere, il contenuto sei tu che tagli i capelli, ok. Allora, signora Maria, oggi faccio l'imprenditore, okay. Okay? Ma la passione mi è rimasta. Cioè, il rimpianto, più che passione, il rimpianto di non aver fatto il parrucchiere. Ma la canzone e il ballo che c'entra col voler tagliare i capelli? Scusa. Certo, Figaro, Barbieri Siviglia. Ma non facevi prima iscriverti in un corso di parrucchieri? Il parrucchiere è un bel mestiere, oggi io faccio l'imprenditore, si guadagna di meno, si guadagna di più, io mi vesto. Scusa, sono una domanda perché secondo me pesa sul giudizio finale. Prego. Che lavoro fai? Allora, Zerbi. No, perché. No, non l'hai detto, Non l'hai ancora detto. L'imprenditore. Stasera mi esibisco in qualità di cantante. E cosa avresti voluto fare? Parrucchiere. Stasera mi sono tolto proprio una soddisfazione grande, proprio un rimpianto che mi sono portato. Ti sei tolto le vesti da? Allora, io sono sempre un imprenditore. Ok, rimango sempre un imprenditore. Maurizio. Stasera mi esibisco in qualità di cantante. Prego. Martin, tu hai capito che lavoro faceva? Che lavoro fa? Cantante. Lo fai cantante. E poi... Per me vale, perché io una canzone che la sento e un minuto dopo la so, vuol dire che vale. Oh, allora. Figaro fa. Innamorata, dai Zerbi! Scusami, ma secondo te io posso cantare una canzone una sui parrucchieri? Una cosa la potresti fare! Non sono bello, ma affascinante! Almeno quello lo potresti fare! Però ha ragione! Dai, tutti insieme! Io ti dico Zerbi. Quello che penso. Non so che lavoro tu faccia, ma tienitelo stretto. Tienitelo stretto, perché per me non vale. Quindi tieniti stretto. Io sono di bocca buona, per me vale. Per te, Teo? Aspetta, perché qui c'è un giudizio in bilico. Perché secondo me, non lo voglio sapere ancora, potremo avere delle sorprese qua. Sì. E poi, non sapendo che lavoro fa, buio. Però secondo me tu dovresti spiegare bene a tutto il pubblico, prima che votino, che lavoro fai. L'imprenditore! Non l'avevi detto. Non ho capito, Teo. Non avevi detto che eri imprenditore. Come? L'ho detto 4 volte. 4 volte sbagli. Sulle 4 sbagli. Perché saranno 4. Figaro qua. La la la. Aspetta, Maria. No, qui c'è un sì. Un sì, un no. Però tu mi avevi detto mi piace molto prima. No, perché non sapevo che lavoro facessi. Ah, lavoro. Io lo sentirò a giuria, dico la verità. No, guarda, Teo, sta succedendo una cosa incredibile. Anziché il punteggio, io qui c'ho una domanda. Che fai lavoro fa? Attualmente faccio l'imprenditore. L'imprenditore. C'è tanto uno no. Aspetta. Aspetta, perché sta accadendo una cosa che non mi aspettavo neanch'io. All'inizio ho detto ma mai tutta la vita, ma io come un cretino sto cantando 30 volte Figaro fa, Domani le radio lo metto. Io potrei dire di sì per l'invenzione di quella roba lì. Figaro. Perciò la patata bollente poi ce l'hai tu. Ricapitoliamo, hai un no dalla giuria popolare. Grazie che lo non stesso. Aveva capito che lavoro facevo. Grazie lo stesso. Si cresce con questo. Hai grazie un no lo da stesso. Me per lo stesso identico motivo, ma grazie, tieniti stretto. Hai un sì di Jerry. Che non è grazie. Poco. Hai un sì di Teo. Per il tormentone io a questo sì. Punto, grazie, là Teo. Dove tu avessi tre sì da questa parte, cioè manca Rudy. Se ti dà il sì, Rudy, tu passi. Dai, Rudy, su. Poi però... Non so, se lo riconosce, perché... Tu non dirgli niente, non dirgli neanche che lavoro fa. C'è una chiave, Maurizio, prego, c'è una Teo. Chiave. Prego, Teo. Bisognerebbe calcolare un imprenditore
che ha inventato questa canzone, no un talentuoso della canzone, un imprenditore che ha inventato questa canzone. Allora forse può uscire qualcosa di positivo in questo senso. Però scusami, noi non siamo certi che lui faccia l'imprenditore. Però io non mi posso presentare. No, sembrava che scherzassi, allora, sei veramente un imprenditore. Io ho una grande passione per il canto. Ma sei imprenditore. Ma non mi presento da cantante, mi presento da imprenditore perché il mio primo lavoro è l'imprenditore. Cioè, non posso. Datemi zero, ma io non posso dire sono un cantante, ma quale? Perché io sei... stasera mi esibisco. Ma da sei un imprenditore. Come... Ma certo, eh? Come... Come Figaro. Figaro, 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 Figaro. Vieni qua. Rudy potrebbe cambiare idea. Sì. Zerbi, ricevo un no, ma basta che parli con me. Vieni. Chi? Io? Anche un no, parla con me. Guarda, se parlo io, non vale. Dai, ragazzi. Ma sì. Vai con la musica. Sentila, sentila. La senti. Uppa! Vamos, amigo! Affascinante, lo dico a tutte le donne belle, ogni cliente mia che viene va, Maria, da Figaro sicuro tornerà, tutti, Figaro, 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 Figaro va, innamorato. E poi è una musica che non assomiglia a nessuno. No! Non ha niente a che vedere. È molto originale questa musica. Mi spiace Maria, perché se lui non fosse un imprenditore sarebbe un personaggio da scuderia. Posso dire ma nella scuderia cosa? L'imprenditore sono io. Non può bene. Cioè, magari vuole l'imprenditore. Sono così, sono la canzone così, è molto sono. Bella. Perché tu sei uscito fuori dalla routine del tuo mestiere che è? Io faccio l'imprenditore. Oh. Io faccio l'imprenditore, non mi nascondo. Però... Allora, adesso dobbiamo dare il giudizio di Rudy. Dai Rudy, forza! Che ti può salvare. Liberaci dal male. Amen. Allora io... Devo dire una cosa, mentre ascoltavo vedevo tutto l'entusiasmo di quasi tutti i miei colleghi, quasi tutti, esclusa Maria, devo dire, un po' un dubbio mi è venuto. Un po' un dubbio mi è venuto perché ho paura che tu non abbia fuori di qui una professione e magari un mio no possa stroncare un tuo futuro. Hai un lavoro sicuro? Io? Sì. Io ho sempre fatto l'imprenditore. Allora, mi dispiace per però, me. Però. Scusate, ma cosa devo mi fare? Mi piace contare. Per me non vale. Hai un lavoro sicuro, mantienilo. Bene. Ciao Maurizio! Grazie Zerbi! Ciao! Grazie! Grazie!